Amici sportivi, Stadio Luigi Pastera di Battipaglia, Battipaglia di Sorrento, prima gara del 2017. Buona domenica a voi dalla voce di Andrea Canale, al mio fianco come sempre Fabiano Sole, ciao Fabiano. Ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Piove, fa freddo, insomma temperatura davvero polare qui allo Stadio Pastera, però gara dopo che è stata rinviata la settimana scorsa, così un po' tutto il campionato dall'eccellenza alla terza categoria, si gioca finalmente, squadre in campo, Battipagliese Sorrento, gara davvero big match di questa giornata con tantissime novità. Andiamole a conoscere, snoccioliamo allora le due formazioni in campo. Fabiano, a te. A Battipagliese schiera Moscariello tra i pali, poi Viscido, Consiglio, Di Lascio, Criscuolo, Fariello, Ducuré, Siano, Campione, Guerrera e Munard. In panchina con Mister Tudisco siedono Primadeira, Gone, Rago, Cascone, Vitiello, Marmoro e De Biase. Il Sorrento guidato in panchina dall'ex bianconero Maurizio Coppola, schiera Pezzella tra i pali, poi Cioffi, Bolzan, Vitiello, Amendola, Terracciano, Paradisone, Fontanarosa, Favetta, Savarese e Marcucci. Siedono in panchina Sant'Aniello, Alpino, Lombardi, Gargiulo, Serrapica, Vitale e Scarpa, l'arbitro della gara, il signor Calzavara di Varese, suoi assistenti Iodice di Caserta e Cipolletta di Avellino. Allora, novità, tantissime davvero le novità nell'undici bianconero in questa prima gara del 2017. Foto di rito, tra poco si comincia, tra poco andremo a conoscere nel dettaglio le novità messe in campo da Mister Tudisco, tenuta interamente gialla per il Sorrento, bianconera invece la casacca della Battipaglia, pantaloncini e calzettoni di colore nero. Si gioca sotto un freddo davvero, davvero polare, come dicevo in precedenza, anche un vento molto molto fastidioso, forse da più fastidio il vento che nemmeno il freddo ai calciatori in campo. Sarà la Battipaglia a battere il primo pallone della gara, però c'è subito un problemino alla rete della porta che in questo primo tempo difende il portiere del Sorrento Pezzella, e allora abbiamo qualche secondo per snocciolare allora queste novità che hanno caratterizzato la fine del 2016 e l'inizio del 2017 per la Battipagliese, i tanti acquisti che Tudisco propone già nel campo. Sì, cambia tanto il tecnico bianconero, sono 6 le novità rispetto all'ultimo match del 2016, quando la Battipagliese è stata sconfitta dal Santa Maria di Castellabate. Mi stavo seguendo un attimino cosa stava accadendo in campo, nulla ancora, perché bisognerà apportare questa aggiustatura alla rete della porta. Dicevo, 6 undicesimi variati, si tratta del portiere Moscariello, di Pippo Viscido, di Consiglio, del classe 99 di Lascio, del uno dei miei acquisti Munard. Sono queste le novità di Mister Tudisco, che non cambia però il modulo con Viscido, Fariello, Criscuolo e Consiglio in difesa, Siano, Guerrera e Di Lascio a centrocampo, Munard e Ducuré a supporto di Campione. Battipagliese che è intervenuta massicciamente sul mercato, pensate che oggi, oltre ad una panchina di lusso con Cascone, Vitiello, Marmoro e De Biase tra gli over, siedono in tribuna gente come Pastore, Di Ruocco e il portiere Robertiello. Qualche variazione anche nel Sorrento, una squadra leggermente diversa rispetto a quella che nel match di andata si impose per 2-0, è cambiato innanzitutto l'allenatore con Maurizio Coppola, e c'è stato anche qualche innesto di spessore come quello di Vitale, che però oggi siede in panchina nel 4-3-3 che dovrebbe proporre Coppola, con Pezzella tra i pali, Cioffi e Bolzan sugli esterni di difesa, Amendola al fianco di Terracciano nella retroguardia, con Vitiello, Fontanarosa e Paradisone a centrocampo, e il tridente d'attacco con Savarese, Favetta e Marcucci. Sorrento che punta molto anche sulla Coppa Italia, però inizio anno, il 4 di gennaio, la gara d'andata della semifinale e la sconfitta casalinga con l'Ebolitana per 4-1 segnano un po' il futuro negativo del Sorrento anche nella corsa proprio alla Coppa Italia. La settimana prossima ci sarà la gara di ritorno, che più che altro sembra davvero una formalità per la formazione di Eboli, che potrà così accedere alla finalissima di Coppa Italia regionale. Il gioco ancora fermo qui al Pastera, si è provveduto a risolvere il problemino alla rete. Fabiano. È il big match di questa prima giornata del girone di ritorno ed è anche una gara decisiva, a mio modo di vedere, per la lotta al secondo posto, perché con queste novità di mercato, soprattutto per la Battipagliese, Sorrento e Zebrette sono di fatto, dopo l'Ebolitana, organico alla mano, le migliori formazioni di questo girone, con tutto il rispetto per Faiano e Cervinara, che hanno attualmente una classifica migliore e hanno dimostrato anche di meritarla, ma con gli innesti
onesti di questo mercato, la Battipagliese ed il Sorrento potranno sicuramente contendersi il posto alle spalle delle Bolitane. Con 10 minuti di ritardo diamo il via al match, eccoli partiti, buon divertimento, Battipagliese Sorrento, Battipagliese che attacca dalla destra alla sinistra rispetto ai vostri teleschermi, subito molto propositiva con questo lancio lungo che ha mosso già 5 calciatori nella metà campo della formazione costiera. Rimessa laterale in favore della Battipagliese, con le mani arriva uno dei tanti nuovi acquisti elencati proprio da Fabiano in precedenza, quale Pippo Viscido, che gioca come terzino destro in questo 4-3-3 di Ciccio Tudisco. Criscuolo a girare per Fariello, Fariello a chiamare in causa un altro reintegrato, in questo caso vale a dire Stefano Consiglio, tra le linee del movimento di David Munard, il colpo di mercato della Battipagliese. Si fa vedere Siano, Munard però preferisce andare da solo, va a cercare lo spazio sul fondo chiuso da tre avversari, poi prova un colpo di tacco, non trova Siano, alla fine finisce col commettere fallo ai danni di Savarese, calcio di punizione in favore del Sorrento. Da un'occhiata da qui, un'occhiata dall'alto alla tribuna stampa, sembra essere del tutto confermato il 4-3-3 di mister Tudisco, con Munard che agisce a sinistra del tridente, con Ducouré che invece giocherà alla destra di Edmondo Campione. Imposta da dietro il Sorrento con il lancio di Vitiello a cercare Marcucci, di testa la meglio Criscuolo, i due protagonisti nella passata stagione con la maglia della Nocerina. L'arbitro ha visto un fallo del centrale bianconero, quindi per cui ha comandato calcio di punizione in favore degli ospiti. Passato un minuto e mezzo in questo primo tempo, Sorrento che si fa vedere con questo calcio di punizione, dovrebbe essere Vitiello sul punto di battuta, qualche flebile protesta da parte del capitano della Battipagliese Ciccio Guerrera. Adesso va a prendere posizione nei tre in barriera, sono tre i calciatori del Sorrento pronti a fare il loro ingresso in area: Favetta, Marcucci e Terracciano. Pallone dentro tagliato con la testa, Siano allontana, poi si avventa sul pallone Fabio Fariello, in due tempi prova ad allontanarlo, glielo sfila via però Favetta che si propone sulla destra, arriva però di gran carriera Consiglio ad anticipare l'avversario, a rilanciare in due tempi il pallone sbattendolo addosso proprio allo stesso Favetta e guadagnando questa rimessa dal fondo che vedrà il protagonista proprio un altro dei nuovi arrivi, vale a dire Moscariello, il classe 99, un portiere under cercato davvero tanto dalla Battipagliese in questa stagione, è arrivato all'inizio del girone di ritorno e potrà dare davvero una grossa mano alla Battipagliese. Quantomeno potrà offrire delle alternative di formazione a mister Tudisco, che con tanti fuori quota di spessore in mezzo al campo potrà qualche volta dare spazio a un under in porta, fermo restando che nelle gerarchie dovrebbe essere Robertillo il titolare appena recupererà dall'infortunio. Bertiello che dovrebbe ritornare a tutti gli effetti nella prossima gara casalinga della Battipagliese, quella tra 15 giorni in casa contro il Castel San Giorgio. Si farà il possibile anche per provare a recuperarlo in un'altra gara molto complicata, quella di sabato prossimo a Palma Campania contro la Palmese, però è difficile un suo eventuale ritorno già sabato prossimo. Nel frattempo però c'è da vivere questo match davvero agli albori, terzo minuto di gioco, sempre 0-0 il punteggio tra Battipagliese e Sorrento. Noi siamo qui in tribuna stampa, per fortuna coperti, ma eroici davvero coloro i quali hanno risposto all'invito della Battipagliese di assistere a questo match in tribuna, ombrelli aperti, logicamente il vento e la pioggia la fanno protagonista in questo inizio di 2017. Sbagliato la sponda di Munard per Siano, allora prova a recuperare palla la Battipagliese, ora con Guerrera che fa partire Campione, allarga il gioco a destra per Ducouré, si dovrà porre subito vicino, Ducouré punta l'area di rigore, il cross viene deviato nella parte di Pezzella che fa un passo all'indietro, raccoglie il pallone con le mani, il classe 99, il portiere proprio del Sorrento, che con le mani chiama subito in causa Vitiello, salta di slancio Guerrera, poi Viscido va a vuoto, altro ex anche lui dell'incontro, prova a distendersi il Sorrento, pallone che arriva in qualche modo a Marcucci, viene fermato con un fallo però da Di Lascio e c'è il calcio di punizione in favore del Sorrento. Una distanza notevole rispetto alla porta difesa da Moscariello sul punto di battuta, c'è Vitiello a girare palla sulla sinistra con Favetta, il cross a cercare Marcucci, sceglie bene il tempo dell'intervento Fariello e allontana, rischia qualcosa Guerrera al limite dell'area, perde palla la Battipagliese, prova ad approfittarne il Sorrento con Fontanarosa che viene fermato in maniera fallosa proprio da Guerrera. Altro calcio di punizione
per la formazione costiera con Vitiello, prova a sorprendere con questo scatto sulla sinistra tutti Terracciano, però si ferma e allora si può battere questo calcio di punizione con il pallone che verrà presumibilmente scodellato in area di rigore, dove si è portato Marcucci, c'è anche Cioffi, al limite Fontanarosa. Pallone tagliato dentro, la testa di Consiglio, poi è Fariello che pulisce l'area di rigore. Munard riesce a mantenere il pallone in campo, non a controllarlo, regalandolo praticamente agli avversari che possono impostare un'altra azione d'attacco. Ora con Vitiello, lo scarico dietro è per Terracciano, sventagliata a sinistra a chiamare in causa Savarese, prova a puntare Consiglio, c'è l'uomo in più lì sulla fascia, eccolo servito per il cross a Mendola, pallone sul destro, pallone dentro dove c'è Criscuolo che va a vuoto, Marcucci tocca il pallone per la sponda verso nessuno, però perché non ci sono compagni di squadra, rimane a terra Viscido, colpito involontariamente proprio dallo stesso Marcucci, mette palla fuori Moscariello, si rialza adesso proprio Pippo Viscido, si riprenderà con una rimessa in favore del Sorrento che dovrebbe restituire palla alla Betivese. Fabiano, Pippo Viscido, il Sorrento, ricordi di due stagioni fa praticamente, quando la Battipagliese riuscì a salvarsi nel playout di Serie D proprio lì sul campo Italia di Sorrento, e contro nel Sorrento c'era proprio Pippo Viscido, sì, che poi fu espulso nel finale, eravamo nei minuti di recupero, partita storica, epica della Battipagliese, l'ha ricordata in settimana anche l'ex allenatore delle Zebrette Gigi Squillante in un'intervista molto bella e significativa, probabilmente la più grande emozione del recente passato della Battipagliese. Seguiamo però questa azione delle Zebrette con Munardi, può puntare Cioffi, lato corto dell'area di rigore, le finte dell'ex Salernitana che poi si fa sottrarre il pallone dal diretto marcatore, ha difficoltà tuttavia il Sorrento a liberare l'area, sul pallone si avventa Di Lascio, il controllo non è granché, scarica comunque su Consiglio, filtra il pallone per Munard, la sponda per Di Lascio, può effettuare il cross Consiglio, deviato da Cioffi, il pallone resta in gioco, può ripartire il Sorrento che sembra aver preso meglio le misure rispetto alla Battipagliese, almeno in queste battute iniziali. Ora c'è Fariello in vantaggio sul diretto marcatore, si rifugia in rimessa laterale, quando siamo giunti al settimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra Battipagliese e Sorrento. Vento che in questo primo tempo soffia contro il Sorrento, quindi complicato anche per la formazione di Maurizio Coppola attaccare in questa prima frazione di gioco. Guadagna questa rimessa laterale alla Battipagliese grazie al sacrificio in fase difensiva di Edmondo Campione, con le mani è pronto Stefano Consiglio, si gioca, si lavora molto sulla fascia sinistra di difesa della Battipagliese. Consiglio con le mani davanti alla panchina, lo vedete lì, un infreddolito Ciccio Tudisco, pallone che cade a centrocampo dove Guerrero non lo aggancia, subisce fallo, fallo commesso da Fontanarosa, anzi era Favetta, ora calcio di punizione in favore della Battipagliese. Fariello sul punto di battuta, gioca vicino con Emilio Criscuolo, si è sganciato Guerrera, eccolo servito, pallone complicato per Viscido, va a chiudersi un po' sulla destra la Battipagliese, ora Viscido va a cercare sulla corsa Munard, c'è l'anticipo di Cioffi, alla fine allontana Bolzan, ma recupera di nuovo subito palla la Battipagliese con Guerrera, Ducurei lo scambia ancora, Guerrera nello stretto, il pallone sbagliato però per Di Lascio, può ripartire il Sorrento adesso distendendosi sulla destra con Savarese. Savarese alza la testa col mancino, aspetta il movimento di Marcucci, preferisce toccare vicino per Paradisone, pallone dentro dove c'è la testa di Guerrera che però può allontanare, raccoglie e aggancia il pallone Campione, se lo fa sfilare alle spalle però da Terracciano, lo insegue Guerrera, Terracciano ancora trascina via il pallone, alla fine finisce col perdere, allora può ripartire e distendersi la Battipagliese con Guerrera. Guerrera per Di Lascio, break centrale di Di Lascio, l'apertura a sinistra è per Munard, può puntare la difesa del Sorrento, lo stop però non è dei migliori, allora rimessa in favore della formazione costiera. Tradito dal rimbalzo sul terreno di gioco Munard, il pallone ha acquistato velocità dopo appunto aver toccato l'erba sintetica del Pastena, ma comunque resa viscida dalla pioggia che sta cadendo copiosa dalle prime ore di questa mattina. Battipagliese ora prova a riconquistare palla, ma nella carambola l'ultimo a toccare è proprio Munard sul retropassaggio di Vitiello, rimessa con le mani in favore degli ospiti, eseguita da Paradisone, Terracciano per Marcucci,
sportellata di Fariello, giudicata regolare dal direttore di gara con la Battipagliese, che può ripartire dalle retrovie con Criscuolo. Chiama in causa Consiglio, quindi ancora Criscuolo, l'appoggio per Guerrera tra le linee, partito Ducuré a destra, preferisce l'appoggio vicino per Viscido, scambiano i due, ancora Guerrera pensa al cambio gioco, poi preferisce l'imbucata per Ducuré, può servire Viscido, ancora un passaggio nel corridoio per Ducuré, copre però bene Bolzan, rimessa dal fondo in favore del Sorrento. Battipagliese che, come dicevi giustamente tu Andrea, ha provato a utilizzare la corsia di sinistra in queste battute iniziali, contrariamente a quanto è spesso avvenuto in questa stagione, dove sull'asse di destra con Siano e Marmoro, Siano e Di Rocco ha parecchie volte sfondato. Cambiato anche un po' il ruolo di Guerrera in questo centrocampo della Vettese, perché è di lascio praticamente il calciatore che si posiziona come playmaker davanti alla difesa. Guerrera va alla sua destra con Siano alla sua sinistra, quindi è cambiata anche tatticamente la fisionomia di questa Battipagliese. Questa Battipagliese 2017, Ducuré si allunga un po' il pallone, alla fine lo rilancia Bolzano, lo raccoglie Guerrera, senza pensarci la butta dentro dove c'è il campione che non aggancia bene, poi di lascio in seconda battuta Siano, può pensare anche al tiro, viene anticipato da Terracciano, ma è ancora Battipagliese che prova a premere con Criscuolo, retropassaggio per Fariello, da questi per Consiglio, di prima a cercare Munard, non ci crede su questo pallone, Cioffi però lo anticipa e mette fuori, era a Mendola, non Cioffi, rimessa laterale in favore della Battipagliese. Sorrento che non vedo aggressivo a dir la verità, Battipagliese che ha nel momento del controllo di palla qualche secondo per poter ragionare, lo notavo anche nell'azione precedente di Ducuré che quando si è mosso tra le linee non ha ricevuto, non ha avuto addosso a sé avversari, quindi ha potuto ragionare abbastanza bene. Anche questa potrebbe essere una chiave di lettura in questi primi 10 minuti del primo tempo, è sempre 0-0 il punteggio. Si propone la squadra di Coppola sulla destra con Savarese, va a puntare Consiglio, prova ad accentrarsi il numero 10 del Sorrento, finte di corpo, poi il cambio gioco verso Favetta, ci arriva Viscido di testa, prova ad allontanare Criscuolo, alza un campanile sul quale mette fuori poi lo stesso Viscido, sui piedi però di Fontanarosa che allarga a sinistra verso Bolzan, il controllo non è granché, lo ferma alla fine Viscido, ma è lui l'ultimo a toccare, rimessa in favore del Sorrento che, come dicevi tu, magari è meno aggressivo ma ha delle individualità molto significative, soprattutto dal la metà campo in su, basti pensare ai vari Savarese, Favetta e Marcucci. Errata la rimessa laterale effettuata da Vitiello, rimessa che viene assegnata alla Battipagliese. 12 minuti e mezzo, 0-0 il punteggio, ancora bianco il nostro taccuino, non ci sono azioni degne di nota da poter segnalare. Cioffi adesso si è spostato centrale al fianco di Terracciano, lasciando la corsia di destra da Mendola, che è un 99, su di lui c'è Munard, potrebbe essere sfruttata questo mismatch proprio dall'esterno ex salernitana. Di lascio recupera palla, retropassaggio per Consiglio, da questi per Criscuolo, di prima sbagliato il pallone sul pressing alle spalle di Favetta, allora Sorrento con Marcucci, Marcucci per Paradisone, Paradisone dietro per Vitiello, a sinistra l'apertura è per Savarese che deve fare un passo all'indietro, recuperare il pallone e cederlo di nuovo centralmente per Vitiello che chiama in causa anche Terracciano, tutto il Sorrento nel metà campo della Battipagliese, l'apertura è verso Favetta ma un po' vuoto Viscido, Favetto cerca lo spazio per la battuta a rete, Marcucci non ci arriva, Consiglio sì e può allontanare, si lamentano i giocatori del Sorrento per un tocco di Consiglio, un controllo di Consiglio con la mano, ha fatto ampi gesti il signor Calzavara di Varese dell'involontarietà proprio del calciatore della Battipagliese. Ancora Sorrento, Savarese per Paradisone, commette fallo ai danni di Guerrera che gli stava portando via il pallone, calcio di punizione per le Zebrette all'interno della propria metà campo. Non c'è la battuta veloce, quindi Guerrera deve toccare vicino per Criscuolo, da questi a Viscido, ancora centralmente per Guerrera, a girar palla la Battipagliese passando dai piedi di Lascio e quelli di Siano, non c'è possibilità di gioco a sinistra, quindi costretto al retropassaggio
La squadra di Tudisco fa girare palla nelle retrovie, ora prova il lancio lungo Criscuolo, a vita facile, Amendola su Munard, pallone riconquistato però dalla Battipagliese. Munard per Di Lascio, l'apertura a sinistra, prima intenzione verso Consiglio, che riesce a mantenere il pallone in gioco, evita l'intervento di Savarese, poi Munard filtra il pallone, il colpo di tacco e la bandierina alzata, aveva provato la girata di prima Munard, qualche dubbio su questa chiamata, bella però questa combinazione Campione Munard. Sì, che bella intesa davvero tra i due, è partito alle spalle Munard di Campione, Campione con la coda dell'occhio lo ha servito. Si lamenta un po' Munard facendo segno anche verso l'arbitro che c'era un giocatore che secondo lui lo teneva in gioco, dovrebbe essere il numero 3 Bolzan. Guardalini era lì, ha visto insomma questa posizione regolare di Munard, ha alzato la bandierina, nulla di fatto, sempre 0-0 il punteggio, calcio di punizione per la Battipagliese, ora con Viscido, Criscuolo, Orasiano, lo insegue Marcucci, Consiglio alza un po' il pressing, adesso il Sorrento, ne esce bene Consiglio che salta Savarese, scarica vicino per Di Lascio, sulla fascia destra non c'è praticamente nessuno, ora si allarga Viscido, lo scambio con Criscuolo, eccolo Viscido, pallone un po' complicato, deve scaricarlo per Criscuolo, sbagliato il pallone di ritorno, allora può attaccare l'area di rigore della Battipagliese, il Sorrento con Marcucci, l'1-2 chiesto con Favetta, ritorna però Viscido ad anticipare Favetta effettuando questa diagonale difensiva prima di allontanare il pallone sui piedi però di un giocatore del Sorrento, si tratta di Vitiello, deve rinculare anche Campione a dare una mano, tra le linee il pallone per Paradisone che viene steso da Di Lascio, calcio di punizione per il Sorrento, redarguito verbalmente il centrocampista della Battipagliese, minaccia anche il cartellino l'arbitro, alla fine lo grazia, semplice calcio di punizione per il Sorrento, sempre Vitiello sul punto di battuta. Si sta prendendo qualche rischio di troppo la Battipagliese nelle retrovie a chiamare in causa i centrali nel palleggio, prima su un appoggio di Consiglio aveva già allontanato alla meno peggio Criscuolo, ora dopo aver ricevuto da Viscido ha sbagliato il disimpegno favorendo poi questa azione del Sorrento che da distanza notevole soffrisce di questo calcio di punizione, parte Viscido, uno schema, non riesce però a concretizzarsi con il pallone che si spegne sul fondo, non so nemmeno se abbia l'intenzione di concretizzare uno schema, sembrato più che altro che colpisse proprio male il pallone sul terreno di gioco del Pastena. Sa di fatto che c'è questa rimessa dal fondo per i bianconeri con Moscariello sul punto di battuta, pallone nella zona di Siano che prova a prolungare, si alza un campanile, Vitiello di prima a cercare Marcucci, interdizione di Guerrera e scivolata, palla che viene mantenuta in campo involontariamente da Consiglio che serve Savarese, poi Vitiello di prima per Favetta che salta Viscido, va alla conclusione, pallone alto, nessun pericolo per Moscariello. Ha preso il tempo Favetta a Viscido, nello stretto è riuscito a girarsi, conclusione che è terminata alta anche nel match di andata al Campo Italia. Favetta fu sicuramente il più attivo tra i suoi, benché il match sia stato poi deciso su due calci piazzati, un calcio di rigore di Marcucci e il gol di Temponi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ricordiamo proprio Favetta tra i migliori, è ancora lui a ricevere in posizione di ala sinistra, lo scarico su Bolzano, da questi a Marcucci, spalla alla porta, Tresio di lui, riesce comunque a far circolare il pallone per Savarese, scarica il sinistro, c'è una ribattuta, riesce Fariello ad evitare che Paradisone possa battere a rete deviando il pallone in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina in favore degli ospiti. Pericoloso il Sorrento quando attacca soprattutto sulla destra, dalla bandierina va, dovrebbe essere Savarese col sinistro, traiettoria a rientrare tutto sul primo palo. Quanto lo conosciamo bene questo schema e quanto lo conosce bene l'allenatore del Sorrento, sappiamo anche bene da chi l'ha imparato. L'arbitro chiama a sé Marcucci e Criscuolo, vuole vedere strattonate, gomiti alti, con questo vento che soffia forte sono pericolosi questi calci piazzati. Ora si allontanano tutti dal primo palo, fischia di nuovo l'arbitro, pallone al limite, alla fine non controlla il giocatore del Sorrento, può uscire Munard sulla corsa per Viscido, tre uomini attorno a lui, riesce a far passare questo pallone per Campione, vediamo se vede Ducure dall'altra parte, una finta, non l'ha servito di prima intenzione, peccato, andava via in porta Ducure, è ancora Battipagliese con Siano, c'è Munard largo a sinistra, si passa prima dai piedi di Consiglio, si è resistemato nel frattempo il Sorrento, ma che peccato per quel secondo che Campione non ha visto la partenza di Ducure. Ora lo stesso Ducure per Siano di prima, Campione, pallone che si alza, alla fine allontana Amendola,
a centrocampo dove c'è Favetta che viene fermato con un fallo da Viscido. Di nuovo rete arguito, un calciatore della Battipese, questa volta Viscido, c'è il calcio di punizione in favore del Sorrento. Beh, dicevi di Favetta, Fabiano, davvero giocatore di tutto rispetto, se Coppola lascia in panchina un giocatore come Vitale, un motivo c'è, vuol dire che davanti ha dei elementi importanti, e lo sono sicuramente Favetta e Marcucci. Gli dà sicuramente garanzie dal punto di vista tattico e del movimento, giocatore molto dinamico Favetta, che sta creando qualche problema alle retroguardie della Battipagliese. In questi primi 20 minuti 0-0 il risultato qui al Pastena, Terracciano sul pallone, tocca vicino per Bolzan, pallone proprio per Favetta, questa volta ci arriva Viscido a deviare in rimessa laterale, peccato sì per l'azione di prima quando Campione non credo non abbia visto Ducuré, ma non si è fidato del lancio di prima intenzione, voleva essere sicuro, è andato con il dribbling e ha perso un attimo poi per servire il compagno, nel frattempo era finito in fuorigioco. Sciupata questa azione nel frattempo, nonostante il gelo e la pioggia, encomiabili, eroici direi, i tifosi della Battipese che sostengono la formazione di Ciccio Tudisco in questo match importantissimo, delicato, è un crocevia, dobbiamo dirlo, è un crocevia per la stagione di entrambe, non solo della Battipagliese. Moscariello corto il suo rilancio, rimedia in qualche modo Siano, poi consiglio in due tempi, allontana il pallone, non può arrivarci Munard, in netto anticipo c'è Amendola. Amendola per Terracciano, di prima il lancio lungo, cercare Marcucci, svetta Fariello, gioco falloso secondo l'arbitro, insomma qualche dubbio, della verità, rimane a terra Marcucci, calcio di punizione in favore del Sorrento. Certo che Fariello e Criscuolo oggi davvero sono chiamati agli straordinari, con un attaccante straordinario qual è sicuramente Enrico Marcucci. I numeri quest'anno non sono brillantissimi per lui, solo 8 reti, considerando i suoi score abituali sono pochini, ma è sicuramente l'attaccante più importante della categoria. Marcucci, come dicevo, nella passata stagione protagonista assoluto della promozione della Nocerina, dell'eccellenza in Serie D, ora va a prendere posizione all'interno dell'area di rigore, questo calcio di punizione battuto, Paradisone, pallone verso Savarese intercettato da Consiglio, può ripartire la Battipagliese con Munard, finta di corpo in 4 su di lui, mantiene il pallone, poi lo cede a Consiglio, l'arbitro lascia giocare per la norma del vantaggio, c'era fallo su Munard, Siano prova ad andarsene sulla sinistra, riesce a superare ad una carica, qui c'è però un brutto fallo del numero 4 Vitiello, calcio di punizione in favore della Battipagliese e cartellino giallo per Vitiello, primo guizzo di Siano, primo squillo di Siano con questa incursione che ha fruttato un cartellino giallo e un calcio di punizione. Abbiamo parlato di Marcucci, parliamo anche di Siano come giocatore davvero di altra categoria, a dir la verità, i suoi inserimenti sono fondamentali nel gioco della Battipagliese, l'abbiamo visto uno in questo caso e ha subito creato un'occasione, una possibilità, un cartellino giallo agli avversari, insomma il suo l'ha fatto. Scrive sul taccuino il numero 4 di Vitiello l'arbitro, prima di contare i passi, far rispettare la distanza di questo calcio di punizione che vede sul punto di battuta Guerrera, Munard e Consiglio, in area invece Campione, Ducuré, Fariello, non c'è Criscuolo, c'è Siano. È uno schema, vediamo come lo lavorerà la Battipagliese, pronto a partire sulla sinistra Consiglio sicuramente, vediamo. Guerrera dentro il pallone, tagliato Marcucci con la testa, un retropassaggio quasi involontario, ma a tutti gli effetti un retropassaggio per Pezzella che raccoglie il pallone con le mani, nessun pericolo per il Sorrento. Siamo a metà del primo tempo, 0-0 il risultato, nessuna occasione degna di nota fino a questo momento. Ora il Sorrento che prova a proporsi ancora sulla sinistra, Favetta rincorso da Viscido che lo ferma in rimessa laterale, resta a terra però il numero 2 in maglia bianconera. Era andato ad intervenire con l'interno del piede destro su Favetta, poi subito sono accorsi i compagni, speriamo non si tratti di nulla di grave per Viscido, l'arbitro non dà l'ok ai sanitari per entrare sul terreno di gioco, capannello di uomini attorno alla classe 87 della Battipagliese che è ancora a terra vicino alla linea che delimita
verticalmente il terreno di gioco, si rialza in questo momento Pippo Viscido, il gioco può riprendere con la rimessa laterale in favore del Sorrento. Pallone dentro al limite della sponda per Marcucci, non ci arriva, ci arriva Munard, riesce a scaricare vicino per Guerrera, è partito anche Ducouré. Guerrera, pallone dentro a cercare Campione, in seconda battuta riesce a raccogliere la sfera, a proteggerla col corpo, a scaricare per Guerrera, vicino a sé c'è Di Lascio, Guerrera preferisce andare da solo, il movimento di Munard, non ci sono linee di passaggio per i compagni di squadra, allora preferisce ricominciare e scaricare per Criscuolo, Criscuolo per Fariello, Fariello per Siano, aggressivo questa volta Savarese, va a commettere fallo su Siano, c'è il calcio di punizione in favore della Batti Pagliese, gioca in posizione molto defilata Siano, Consiglio pronto sul punto di battuta, ricominciare di nuovo la manovra per la Batti Pagliese con Fariello e Criscuolo, a chiamare in causa Guerrera, non c'è movimento lì davanti, allora Guerrera temporeggia un po', preferisce darla verso Fariello, ora Consiglio, Di Lascio rischia un po' in questo controllo, riesce a trovare un pertugio e una deviazione guadagnando questa rimessa laterale in favore della Batti Pagliese. Consiglio con le mani a cercare Siano, ha però guadagnato qualche metro di troppo a giudizio del direttore di gara che inverte questa rimessa assegnandola agli ospiti. Sarà Mendola a rimettere il pallone in gioco. Osserva il piazzamento dei compagni. Fa movimento Marcucci, pallone invece per Savarese, va a vuoto sia lui che Consiglio, c'è cioè però l'intervento di Di Lascio per Fariello che pulisce l'area di rigore, la sponda di Munard per Siano, prova a ripartire alla Batti Pagliese con Campione, sbaglia il controllo, si fa soffiare via la sfera da Fontana Rosa, riparte la compagine allenata da Maurizio Coppola dalle retrovie, Batti Pagliese che sta azionando pochissimo Ducouré sulla destra, preferendo come detto giocare su quest'altra corsia, perde un altro pallone Guerrera, poi lo riconquista Consiglio, parecchi errori in fase di palleggio da ambo le parti, non è sicuramente semplice giocare con un terreno viscido e soprattutto con il vento che sporca ogni traiettoria. Attenzione a Savarese, ora col sinistro si accentra, lo scarico dietro è per Paradisone, qualche metro regalato a Paradisone, poi si allunga un po' il pallone, riesce in due tempi però a trovare il passaggio per Amendola, Amendola ancora per Savarese, è partito Paradisone, preferisce andare dietro però da Amendola col sinistro dentro il pallone, Guerrera con la testa allontana, arriva Terracciano di prima a rincarare la dose, a ributtare lungo questo pallone, c'è un giocatore però a terra, Viscido sembra davvero non farcela e allora si accascia al suolo il terzino della Batti Pagliese, probabilmente l'infortunio precedente non sembra essere passato per lui e allora rimane a terra, vediamo se ci sarà qualche cambio, vediamo che Tudisco nel frattempo ha mandato a riscaldare un componente della panchina, dovrebbe essere se non vado errato Ragone, questo costringerebbe Ragone a giocare a terzino sinistra e spostare Consiglio a destra, questa tatticamente è l'unica mossa possibile in vista anche la panchina della Batti Pagliese. Potrebbe essere questa l'unica soluzione, non credo, adesso a livello fisionomico non credo che sia Marmoro il calciatore che si sta riscaldando, anche lui qualche scorcio di partita in questa stagione l'ha giocata come terzino destro, soprattutto a Sant'Agnello ricordiamo, nel frattempo Viscido si è rialzato, il gioco rimane fermo, quando siamo al 28esimo minuto esce con le proprie gambe Viscido, vediamo se ci sarà bisogno di questo cambio o meno, vediamo le indicazioni che arrivano dal calciatore della Batti Pagliese, al suo fianco il fisioterapista Stefano Pietropinto e il medico sociale Francesco Della Corte, nel frattempo il Sorrento restituisce palla proprio alla Batti Pagliese con Savarese, pallone nelle mani di Moscariello, lo gioca vicino per Fariello, osserva il piazzamento dei compagni, poi decide di battere lungo, pallone fuori dalla disponibilità di Munard, lo lascia rimbalzare Amendola guadagnando questa rimessa laterale che egli stesse esegue con Cioffi che chiama in causa Terracciano, Viscido è rientrato nel frattempo in campo, la propria
postazione sulla destra, va a pressare Favetta, non gli dà opportunità di girarsi. L'ultimo a toccare è proprio Viscido, rimessa che viene assegnata agli ospiti. Via precauzionale, comunque continua il riscaldamento Ragone. Vediamo se ci sarà bisogno del suo ingresso, ma Viscido sembra essere rientrato, sembra tutto ok. Vediamo, rimessa laterale per il Sorrento con le mani Bolzan. Bolzan a cercare Marcucci col petto alla sponda, si intromette però Di Lascio, recupera questo pallone, va giù a contatto con Marcucci guadagnando calcio di punizione. Con coraggio questo ragazzo all'esordio sta mostrando grande carattere, anche delle doti interessanti. Guardate adesso come va a chiedere palla ai compagni, insomma anche di carattere Munard. Di prima la girata, c'è il fallo su di lui, si gioca per il vantaggio. Guerrera, attenzione a Ducuré, vediamo se lo vedono, ora sì, un po' troppo indietro però Ducuré, la sponda per Guerrera, l'apertura dall'altra parte a cercare consiglio, Savarese in anticipo, il controllo con il petto, alla fine scarica per Amendola che rilancia il pallone lungo da fermo. Munard ha un piede davvero, davvero eccezionale, non lo scopriamo sicuramente oggi, ma un gran pallone per Campione. E adesso sta chiedendo all'arbitro l'ammonizione per Cioffi, che a norma di regolamento ci sarebbe stata tutta, perché il numero 2 ha scalciato da dietro il numero 11 dell'Abbati Pagliese a palla lontana. L'arbitro ha fatto bene ad applicare la norma del vantaggio, però poteva ammonire successivamente il numero 2 in maglia gialla. Ora Terracciano a cercare Savarese, in culla poi cede a Fontanarosa nel cerchio centrale del campo, prova a dargli fastidio Ducuré, in effetti lo induce in errore. Moscariello esce con un po' di ritardo su questo pallone profondo protetto comunque da consiglio. Un quarto d'ora più recupero al termine del primo tempo, 0-0 il risultato. Continuano a latitare le azioni da gol, ora Moscariello e Criscuolo non si intendono, alla fine libera il difensore bianconero, poi alla fine commette fallo Campione, calcio di punizione in favore degli ospiti. Abbati Pagliese però, che come detto prima, si prende qualche rischio di troppo in fase di impostazione dalle retrovie, è già la terza volta che perde palla sulla propria tre quarti di campo. Il lancio lungo potrebbe anche provarlo, insomma, in questo primo tempo in cui il vento è a favore. Nel secondo tempo è concepibile anche che si preferisca giocare palla a terra, però adesso si rischiava una frittata enorme con questo pallone di Moscariello. Criscuolo era girato di spalle, probabilmente non se ne è nemmeno accorto. Regalato questo calcio di punizione al Sorrento, ora con Vitiello pronto a scodellarla dentro. Non è partito Marcucci, pallone troppo lungo, direttamente sul fondo, nessun pericolo per Moscariello. Si può riprendere con la rimessa dal fondo in favore dell'Abbati Pagliese. Il classe 99 anch'egli all'esordio con la maglia dell'Abbati Pagliese, prende una rincorsa lunga, osserva il piazzamento dei compagni, va alla battuta con l'interno del piede destro, il pallone spiove all'altezza della linea centrale del campo, ne prolunga la traiettoria Guerrera, poi lotta Di Lascio con Favetta, alla fine Viscido a sparare lungo, pallone irraggiungibile per Munard, rimessa in favore del Sorrento. Con le mani si appresta a battere Amendola, classe 99. Primo tempo bruttino, a dir la verità. Latitano a tutti gli effetti le occasioni da rete. Ora Marcucci a sponda per Vitiello. Si è mosso Favetta e dà un po' di spazio Viscido. Favetta rientra ma subisce il ritorno proprio di Guerrera che gli leva il pallone, poi non controlla Di Lascio, in seconda battuta con l'aiuto di Siano si va a chiudere però in un imbuto finendo col perder palla. Favetta ai 30 metri, attenzione, guarda la porta, Criscuolo lo accompagna sul lato, lo appoggia per Savarese in area, Savarese finta sul sinistro, torna sul destro, viene toccato, non c'è rigore secondo l'arbitro che si sbraccia, pallone ancora in possesso del Sorrento vicino alla bandierina e Amendola ultimo a toccare, giocatore del Abbati Pagliese, quindi rimessa in favore del Sorrento. Arbitro che va a redarguire, a invitare anche a rialzare Savarese da terra. Era chiuso a sandwich, era pericolosa quella situazione lì. Amendola per Savarese, lo stop non è dei migliori, arriva Siano, gli taglia il pallone, va lungo a cercare l'aiuto di Campione che deve fare un po' salire questa Abbati Pagliese, invece no, finisce col perdere il pallone. Allora Terracciano a buttarla dentro, Favetta la spizza, non ci sono compagni lì, allora rimessa dal fondo in favore della Abbati Pagliese. Brutta partita, ma meglio il Sorrento.
In questa fase sì, stanno andando un po' a sprazzi le due squadre, la Battipagliese fa fatica a ripartire con armonia ed organizzazione, sicuramente diventa difficile richiedere un gioco apprezzabile quando si cambiano così tanti calciatori con una squadra molto rinnovata, però sta mancando un po' di organizzazione alla compagine allenata da Ciccio Tudisco, che ora è costretta a difendersi sull'attacco degli ospiti. Savarese, proprio il cambio gioco, ancora a cercare Favetta in area di rigore, la sponda allontana Criscuolo, ha commesso però fallo Favetta ai danni di Viscido, calcio di punizione in favore della Battipagliese, che deve mettere un po' più in condizione i due esterni di poter far male, Munard da una parte e Ducouré dall'altra, hanno le caratteristiche per poter creare difficoltà agli esterni di difesa del Sorrento, ma pochi sono i palloni giocabili finora pervenuti sui loro piedi. Viscido per Guerrera, si gira il movimento di Munard che adesso si è spostato, non gioca più esterno sinistro, sbatte però addosso a Terracciano, c'è il fallo secondo l'arbitro, non secondo me, però rimane il fischio del direttore di gara. Munard che intelligentemente, vedendo che lì a sinistra gli arrivavano pochi palloni, si è centrato, adesso gioca alle spalle di Campione e Ducouré, perlomeno in questo frangente sembra essere questo il movimento proprio di David Munard, che adesso rimane a terra. David Munard, il regalo, il colpo di mercato nell'ultimo giorno utile proprio da parte della società del presidente Mario Palmentieri, ha creato scalpore positivo ed entusiasmo il suo arrivo a Battipaglia. Guerrera chiama palla Consiglio, pallone troppo lungo, non lo mantiene in campo, rimessa per il Sorrento, ancora dolorante Munard, vediamo che si tocca il volto, è sbattuto praticamente sul corpo di Terracciano, rimessa in favore della formazione costiera. Sono problemi per Munard, che ora va a parlare con il direttore di gara, vediamo se è costretto ad abbandonare momentaneamente il terreno di gioco oppure no. No, può continuare a giocare. Amendola ha rimesso il pallone in gioco toccando per Cioffi, poi il lancio di Amendola a cercare Marcucci, spinto alle spalle, lotta Siano, porta via il pallone all'avversario, quindi Munard lo perde sull'attacco di Marcucci, gara molto spigolosa, alla fine commette fallo l'ex salernitana, calcio di punizione in favore del Sorrento. Sì, gara bruttina anche per via delle parecchie interruzioni, i calciatori tecnici stanno facendo molta molta fatica. Attenzione ora a Favetta, ha preso qualche metro a Viscido, può puntarlo, lato corto dell'area di rigore, vi entra il cross profondo sul secondo palo, prolunga la traiettoria Consiglio in maniera provvidenziale, togliendo il pallone dalla disponibilità di Savarese. Rimessa in favore della formazione ospite, con le mani arriva Amendola, il movimento di Paradisone, la palla proprio per il numero 7, pallone di ritorno per Amendola, riesce a mettere questo cross molto alto in aria, Favetta gioca di fisico, pallone che viene ributtato dentro, Marcucci dentro con i piedi, Moscariello devia il pallone sul fondo, attenzione che Marcucci rimane a terra. Problema per l'attaccante del Sorrento, è stato uno scontro forse con Moscariello, non l'ha toccata il portiere della Battipagliese, di fatto che però Marcucci ha sbattuto la testa da qualche parte perché rimane a terra dolorante, probabilmente non credo che abbia perso i sensi, vediamo comunque pronto lì sul posto Viscido che ha alzato subito le gambe, immediato l'ingresso in campo dello staff sanitario del Sorrento. Speriamo logicamente nulla di grave per Marcucci. Sta di fatto che la Battipagliese ha rischiato anche tanto su questa giocata. Sembra essere tutto ok perché vediamo anche i compagni che si allontanano dopo aver creato quel capannello di uomini attorno proprio allo stesso Marcucci, che era sbucato praticamente alle spalle della difesa della Battipagliese. Questo pallone che è arrivato in modo un po' sporco lì proprio dalle sue parti, poi ha toccata, credo proprio di sì, visto che si riprenderà con una rimessa dal fondo. Sì, la deviazione di Marcucci è stata netta, evidente, il pallone
si è visto che ha cambiato traiettoria, non sappiamo se c'è stata o meno la deviazione di Moscariello, abbiamo visto soltanto i calciatori del Sorrento protestare all'indirizzo del direttore di gara, non sappiamo se per un calcio d'angolo o se magari per la richiesta di un calcio di rigore. Sta di fatto che al minuto 37 il Sorrento ha avuto la prima ed unica fino a questo momento occasione da gol con Marcucci che ha mandato al lato all'interno dell'area di rigore piccola, pericolo scampato per la Battipagliese che ora può usufruire di questa rimessa dal fondo con il portiere Moscariello che va al rilancio, prolunga la traiettoria Siano, le sue spalle fa buona guardia a Cioffi, quindi Favetta e porta via il pallone Fariello, lo cede a Siano, due su di lui, si ferma Siano, scarico centrale per Guerrera, un po' di campo libero sulla destra Viscido, prova a percorrerlo a chiudere sui due Fontanarosa, il traversone di Viscido profondo sul secondo palo, c'è Siano in area di rigore, si accende una mischia, tiene palla Siano, prova a girarsi, alla fine allontana Terracciano, pallone sui piedi di Consiglio che prova ad alimentare l'azione offensiva della Battipagliese, benché costretto a indietreggiare di diversi metri sul pressing poi di Favetta è costretto al retropassaggio per Fariello che scambia con Guerrera e poi batte lunga a cercare Munard, il controllo in mezzo a tre, riesce a scaricare per Guerrera, si inserisce bene Guerrera, 4 contro 4, si è propone a destra Viscido, eccolo servito, lato corto dell'area di rigore, il cross di Viscido a centrale, non ci arriva Ducure, poi viene segnalata una posizione di fuorigioco a Siano, calcio di punizione fuori del Sorrento, Battipagliese che dopo aver rischiato sembra aver dato segnali di risveglio con due traversoni insidiosi dalla destra su inserimento di Viscido. Sì, due belle fiammate insomma che danno un po' di coraggio anche per il secondo tempo, quando mancano invece alla fine del primo 5 minuti più recupero, però insomma insistendo un po' con un po' di coraggio in più questa squadra, questa Battipagliese davvero può provare a far male al Sorrento che non sembra onestamente impenetrabile lì dietro, davanti fa paura, dietro davvero può essere attaccata, attenzione a Marcucci che viene cercato dai compagni, addirittura c'è Guerrera su di lui, gioca d'astuzia però il capitano della Battipagliese che manda a vuoto proprio l'attaccante del Sorrento prima di guadagnare questa rimessa laterale, Guerrera che sta facendo vedere delle buone cose, insomma, dopo un periodo complicato, quello finale del 2016, ha iniziato bene questo primo tempo il capitano bianconero, Viscido con le mani, Ducuré non aggancia il pallone, si alza un campanile nella zona di Siano, di testa per Munard, il controllo spalla alla porta, prova ad aggirarsi, a cercare questa sventagliata per Ducuré, l'anticipo è di Bolzan, prova ad intrometterselo dopo Ducuré, Terracciano però allontana, poi Guerrera di testa, ancora a rincarare la tosa per la Battipagliese, Campione protegge il pallone con il corpo, si defila sulla destra, prova a prendere d'infilata Bolzan, Campione il cross dentro, Ducuré prova a prolungare, non ci arriva Siano, ci arriva Savarese, un po' confusionaria questa azione della Battipagliese, però sta per uscire fuori qualcosa di interessante, consiglio. Ottimo il controllo, poi l'appoggio vicino per Di Lascio, il movimento di Munard, pallone pericoloso lì in mezzo, lo aggancia però Cioffi che in due tempi allontana, attenzione a Criscuola, alle sue spalle sta arrivando Favetta, non fa complimenti Fariello e allontana, nella zona però dove non ci sono casacche bianconere c'è Terracciano che appoggia vicino per Vitiello, si è acceso il match nel finale, si alza un po' di tono, un po' di intensità. Vediamo un po', Savarese è partito a destra a Mendola, tanto spazio a Mendola, lo spazio per il cross c'è, pallone dentro, la zona di Favetta, Viscido però ci arriva, pallone che arriva verso Bolzan che si scontra con Ducuré, non c'è il fallo, c'è rimessa laterale per la Battipagliese, si lamenta Bolzan, rimessa laterale per i bianconeri. E devono dare continuità alle fiammate poc'anzi raccontate. Soprattutto mantenere alti i ritmi in questo finale di primo tempo, però il Sorrento ad attaccare ancora sulla sinistra con Marcucci, tackle scivolato, arriva prima di lui Viscido, rimessa laterale in favore degli ospiti con Bolzan che ha il pallone tra le mani, va a cercare lo scambio con Fontanarosa, pallone intercettato, Battipagliese però che ne perde subito il possesso, alla fine Siano che prova a disturbare Viscido, c'è una deviazione, Vitiello, secondo calcio d'angolo in favore del Sorrento. 42:50 secondi al nostro cronometro. Dalla bandierina si avvia Vitiello, batterà con il destro, traiettoria a rientrare, tutti sul primo palo, i giocatori in maglia gialla, giocatori del Sorrento, arbitro come sempre a calmare un po' gli animi lì in mezzo, pallone pericoloso, la testa è quella di Siano che allontana, c'è Bolzan ai 30 metri, si sgancia Viscido a dar fastidio, ancora pallone per Vitiello, dietro ancora per Bolzan, viene steso però Vitiello, forse c'era un fallo, lì l'arbitro lascia giocare, rimane a terra Vitiello.
Battipese che mette palla fuori, rimessa laterale in favore del Sorrento, si rialzerà, immaginiamo tra qualche istante Vitiello, probabilmente colpito alle spalle in precedenza. Nel frattempo ha ripreso a piovere in modo molto insistente, non ha smesso nemmeno di fare riscaldamento Ragone per la Battipagliese. Rimessa laterale quindi per il Sorrento quando manca un minuto più recupero alla fine del primo tempo, sempre 0-0 il punteggio tra Battipagliese e Sorrento. Ci sono sprazzi di possibilità per creare ultima azione della prima frazione, ora con Campione che va giù, non c'è fallo, forse sì, ecco il fischio arriva con qualche istante di ritardo, commette il fallo Terracciano, il lavoro solito sporco di Edmondo Campione, vice capocannoniere del girone con 11 reti all'attivo. Guerrera, c'è spazio per provare un ultimo affondo, vediamo se ha la forza per farlo da Battipagliese. Consiglio, salta Savarese, prova a buttarsi lì sulla sinistra contro tante maglie gialle, alla fine finisce lui l'ultimo a toccare il pallone, rimessa in favore del Sorrento, si battibeccano un po' adesso Consiglio e Cioffi, sembra essere, anzi Amendola arriva ad fare un po' da paciere Savarese, anche l'arbitro adesso chiama a sé lo stesso Consiglio e il 99 Amendola a calmare un po' gli animi. Stiamo entrando nel 45esimo minuto. Non abbiamo visto finora segnalazione di recupero, ma riteniamo che un paio di minuti almeno il direttore di gara, il signor Calzavara di Varese, li abbia assegnati, considerando le due interruzioni lunghe. Attenzione ora a Marcucci, a gira Fariello, allarga per Savarese, a raddoppiare la marcatura Siano, c'è la sovrapposizione di Amendola, lo scarico per Paradisone, ha possibilità di effettuare il cross, lo esegue sul primo palo, mette fuori Fariello sui piedi di Munard, può ripartire la Battipagliese, perde però palla l'ex Salernitana e alla fine commette fallo, calcio di punizione in favore degli ospiti. Era stato Fontanarosa in interdizione a portare via il pallone a Munard e costringerlo al fallo. E quindi da una possibile ripartenza della Battipagliese, il Sorrento ad avere una potenziale occasione con questo calcio di punizione sul quale che si appresta a battere Terracciano, due uomini in barriera ordinati da Moscariello. La distanza è notevole, sono almeno 35 metri, parte comunque Terracciano, pallone abbondantemente al lato, il gioco riprenderà con una rimessa in favore della Battipagliese quando è andato via il primo minuto di recupero, sempre 0-0 qui allo stadio Luigi Passani di Battipaglia tra Battipagliese e Sorrento nella prima giornata del girone di ritorno, il girone B del campionato di eccellenza. Moscariello pronto al rilancio, pallone che cade nella zona di Dilascio, non ci arriva né lui né Guerrera, alla fine un batti e ribatti, pallone che arriva nella zona di Cioffi che allontana, Marcucci che gioca di sponda, l'apertura è per Savarese, arriva a dare una mano anche Siano, Savarese lo aggira, poggio per Vitiello, pallone che non ci arriva, fa vetta, può rinculare tranquillamente Ducuré, prendere questo pallone, poi dietro l'appoggio per Viscido che rilancia senza fare complimenti nella zona di Campione che viene anticipato, e allora Sorrento che probabilmente ha la possibilità di quest'ultima azione d'attacco, c'è però la posizione irregolare di Marcucci, calcio di punizione in favore della Battipagliese. Stiamo entrando nel secondo minuto, siamo entrati nel secondo minuto di recupero di questo primo tempo, sempre 0-0 il punteggio, Viscido, Dilascio porta palla, apre a sinistra per Consiglio, lungolina per Munard, prova a tenerlo a Mendola, non c'è fallo, lascia giocare l'arbitro, poi Dilascio recupera di nuovo palla, Consiglio dietro ancora per Fariello, prova a lanciare lungo nella zona di Campione, c'è Cioffi in anticipo, colpetto Paradisone, pallone che arriva a Viscido, tanta confusione, Ducuré si sovrappone lo stesso Viscido, Ducuré aggira l'avversario, serve proprio Viscido, vediamo questa azione, è l'ultima del primo tempo, Viscido dentro il pallone, scivolata del Racciano, in qualche modo il Sorrento riesce a sbrogliare questa situazione, poi Criscuolo blocca la ripartenza del Sorrento con questa rimessa laterale. Sta per scadere anche il terzo minuto di recupero in questo primo tempo con Bolzan che rimette il pallone in gioco verso Marcucci, è errata la sua esecuzione però l'arbitro quindi assegna la rimessa alla Battipagliese con Viscido centralmente verso Dilascio, pallone per Consiglio,
a girare palla alla Battipagliese in questi scampoli finali di primo tempo. La perde però perché è errato l'appoggio di Siano. La perde anche Vitiello per campione, c'è Ducouré che può inserirsi, campione preferisce scambiare con Guerrera, sbaglia tutto la Battipagliese. Attenzione alla ripartenza del Sorrento, ora con Favetta c'è Savarese libero a sinistra, eccolo servito, prova ad accentrarsi, c'è la sovrapposizione di Amendola, alla fine gli porta via il pallone Siano che può capovolgere il fronte del gioco, 4 contro 4. Ecco Munard, si ferma, fa fuori un avversario, ancora Munard, va in percussione, il pallone dentro per Ducouré, il cross al centro intercettato, ci sarà calcio d'angolo in favore della Battipagliese, speriamo ci sia il tempo di batterlo. No, eccolo il duplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi, 0-0 al Pastena tra Battipagliese e Sorrento, gara bruttina nei primi 45 minuti con qualche fiammata finale, l'unica occasione è stata sulla testa di Marcucci che l'ha sciupata al 37esimo. Amici sportivi, Battipagliese Sorrento sta per cominciare il secondo tempo della gara qui al Pastena, non ha smesso un secondo di piovere, il gelo se è possibile è anche aumentato, eroici, stoici, i giocatori, i tifosi in tribuna, davvero una partita molto molto difficile da giocare, da commentare, ma questo è un limite nostro. Fabiano, queste condizioni atmosferiche possono portare della partita da un lato all'altro, nel senso che può essere risolta solamente da un episodio a questo punto? Assolutamente sì, secondo me, perché diventa difficile costruire delle azioni o giocare con una certa organizzazione, quindi la grinta e la tenacia oltre che gli episodi saranno determinanti più che della tecnica, nonostante per fortuna, lo dicevamo prima a microfoni spenti, qui al Pastena il terreno di gioco sia in erba sintetica e quindi consentirà tranquillamente di portare a conduzione la gara, altrimenti fosse stato in erba naturale probabilmente, considerando appunto la pioggia copiosa, ci sarebbero stati dei problemi, soprattutto visto il terreno di gioco che c'era precedentemente allo stadio Pastena. Sta per cominciare il secondo tempo, qualche secondo d'attesa aspettando che gli ultimi ritardatari delle due panchine si accomodino. L'arbitro aspetta, gara che vi ricordiamo è iniziata già con 10 minuti di ritardo all'inizio, c'era un problemino alla rete nella porta alla vostra sinistra, in questo secondo tempo difesa dal portiere della Battipagliese Moscariello. Questa ripresa con il Sorrento di giallo vestito che attaccherà da destra verso sinistra, rispetto ai vostri teleschermi non è un problema di teleschermo il vostro, vale a dire la televisione è buona, è l'appannamento presente qui in tribuna stampa che vi fa vedere un po' le immagini così e così, cercheremo logicamente di rendere il servizio il miglior possibile anche nel nostro commento, nella nostra cronaca, che perdonateci qualche errore di giocatore, ma non sarà sicuramente molto facile in questa ripresa. Entriamo in cronaca allora con il Sorrento che attacca con Bolzan, viene fermato, prova a ripartire la Battipagliese con Campione, prova a saltare di infilata Terracciano che ferma il pallone con una mano, c'è il giallo, sì, che viene sventolato sotto il naso del numero 6 del Sorrento, ex Savoia, calciatore di grandissima esperienza, una delle colonne portanti di questo Sorrento che è un po' una delusione nel complesso, considerando i tanti punti di distacco dall'Ebolitana, sono 8 alla vigilia di questa giornata di campionato. Sorrento che invece nelle aspettative doveva essere la principale rivale dei biancazzurri per la vittoria del campionato. Battipagliese che batte questo calcio di punizione con Guerrera, Bolzano non ci arriva, poi Viscido a cercare Ducouré, tiene palla, prova a scaricarla su Viscido, c'è il ripiegamento di Paradisone che ha il problema di disimpegnare, chiama in causa Terracciano che va al rilancio, c'è la finta di corpo di Favetta, quindi Marcucci lascia proseguire per il compagno, chiude Criscuolo, rimessa laterale in favore degli ospiti. Con le mani sale Bolzan, scarico dietro e per Terracciano,
abbozza un timido pressing campione del Racciano. Scodella lungo a cercare Marcucci, va di fisico Griscuolo, commette fallo secondo il direttore di gara, però l'attaccante del Sorrento Marcucci, quindi calcio di punizione in favore della Battipagliese. Guerrera a toccare vicino per Di Lascio per Siano, abbassato molto il baricentro della Battipagliese, centrocampo che gioca quasi attaccato alla difesa. Ora campione anticipato di testa da Terracciano, prolunga senza guardare Paradisone, rimessa laterale in favore della Battipagliese. Siamo sulla corsia sinistra dove con le mani c'è Stefano Consiglio, gli si fa incontro Siano. Consiglio preferisce giocare centralmente per Guerrera. Il capitano bianconero cambia gioco, va da Ducouré, controllo non perfetto, riesce a recuperare il pallone, ha un po' di spazio, prova a salire, l'appoggio vicino è per Guerrera, pensa a un altro cambio di gioco, poi gioca sempre sulla corsia destra, scodellando, alzando la sfera per Viscido, di prima l'inserimento, a cercare Ducouré in area, prova ad inserirsi Ducouré, il netto anticipo è di Terracciano che prolunga il pallone in calcio d'angolo, è il primo corner per i bianconeri. Squadra di Tusisco sempre molto abile a sfruttare le situazioni di palla inattiva, speriamo possa essere così anche in questa circostanza. Guerrera scambia con Munarda, possibilità di effettuare il cross ribattuto però da Bolzano, quindi Viscido, traversone a centro aria, si alza la bandierina, era un calciatore in fuorigioco, vediamo Farillo ritornare in posizione, ma probabilmente era campione il calciatore in posizione irregolare. Calcio di punizione in favore del Sorrento. Onestamente poteva essere sfruttato meglio questo calcio d'angolo dalla Battipagliese, tentennato un po' troppo Guerrera prima di mettere palla dentro. Pronto Pezzella, classe 99, due under in porta dall'una e dall'altra parte, sembra essere questa la soluzione. Attenzione però a Favetta dal limite, Favetta prova a saltare Criscuolo che lo ferma con un fallo che non c'è, si sbraccia ancora l'arbitro, Favetta si lascia cadere, allora o dai rigore o ammonisci Favetta, due sono le cose. Arbitro che viene accerchiato dai giocatori del Sorrento che chiedono, invocano praticamente il penalty, non vuol sentire ragioni l'arbitro. Non ci chiedete se l'abbiamo visto o meno questo calcio di rigore, perché è davvero impossibile. Favetta viene fermato da Viscido, ancora in rimessa laterale, rimane lì, rimane in attacco il Sorrento, con le mani c'è sempre Bolzan aspetta il movimento proprio di Favetta, su di lui sempre Viscido, lo scarico ancora per Bolzan, il cross tagliato dentro, Criscuolo alza un campanile di testa, esce Moscariello con le mani, raccoglie il pallone, sempre molto pericoloso il Sorrento quando arrivano questi palloni alti, lì in mezzo davvero Marcucci, giocatore molto pericoloso, idem anche Favetta. Moscariello con le mani, va a sinistra da Consiglio. Non c'è possibilità di giocata verticale, quindi chiama in causa Farillo, il cui lancio è fuori misura, rimessa laterale in favore degli ospiti, con le mani a mendola a chiamare Vitiello, da questi a Terracciano, il tocco sotto per Favetta, domestica il pallone, poi la girata per cercare Marcucci, fa buona guardia su di lui Criscuolo, ma è ancora Sorrento sulla sinistra. Bolzan fa fuori Ducouré, il cross a cercare Marcucci in area di rigore, la sponda, la conclusione, la respinta di Moscariello, poi provvidenziale l'anticipo di Fariello a togliere il pallone dai piedi di Marcucci. Bello intervento questo di Moscariello, chiamato per la prima volta in causa in questo match. Attenzione ancora Favetta in aria, Guerrera ci mette la testa, prima e vera occasione da rete quindi per il Sorrento, ma tutto l'arco del match questa conclusione di Favetta di prima intenzione è stato davvero molto reattivo, molto bravo Moscariello a rispondere, a respingere perlomeno il pallone, quel tanto che basta per evitare anche il tap-in sotto porta di Marcucci. Con le mani Viscido, il colpo di testa di Bolzan, rimessa laterale in favore della Battipagliese, guadagna metri dopo questo pericolo, il secondo considerando anche l'occasione nel primo tempo costruita da Marcucci, quella abbastanza casuale, questa qui invece più manovrata con l'ex attaccante della Nocerina che ha dialogato con il compagno di reparto, poi è andata alla conclusione, ancora Favetta fa fuori Viscido, ritorna su di lui Ducouré in maniera fallosa, calcio di punizione in favore del Sorrento. Chiede il giallo Favetta, Battipagliese che sta soffrendo parecchio in questo avvio di ripresa, soprattutto sulla propria corsia destra di difesa, dove Viscido ha qualche difficoltà nel contenere Favetta. Attenzione ora proprio Favetta, il gioco però era fermo, aveva provato la battuta a sorpresa Vitiello, calcio di punizione che va ripetuto.
sempre Vitiello e Bolzan sul punto di battuta, Bolzan col sinistro, Vitiello col destro, proveranno a metterla dentro, va direttamente quasi in porta Moscariello, era un pallone molto pericoloso e bravo ad accovacciarsi su questo pallone, ha provato a sorprendere il 99 della Betvese Vitiello con questo pallone velenoso, farlo rimbalzare sull'erba bagnata, è stato bravo Moscariello. Il suo rilancio, ping pong a centrocampo, alla fine Di Lascio sbaglia l'appoggio per Ducuré, allora ancora Sorrento con Fontanarosa, si defila sulla sinistra, salta Guerrera, prova a puntare anche Viscido, Fontanarosa lo ferma però Viscido, rimessa in favore del Sorrento, inizio di secondo tempo a favore della formazione costiera. Sì, sembra essere scesa in campo con un piglio diverso la squadra di Coppola e sta creando parecchi problemi alla Betvese, attaccando sempre sul lato sinistro, alla sponda di Marcucci a cercare Fontanarosa, quindi Bolzan, il cross basso in area di rigore, si intromette Favetta, finisce a terra, calcio di rigore, sì, calcio di rigore per il Sorrento e un cartellino giallo per Criscuolo. E al quarto tentativo dall'out sinistro, ancora sul cross di Favetta, è arrivato dal cross di Bolzan, è arrivato questo calcio di rigore, protesta Criscuolo, onestamente da quello che riusciamo a vedere noi qui mi sembrava più rigore prima che adesso. E quindi come nel match di andata il Sorrento ha possibilità di sbloccare il risultato con un calcio di rigore. C'è Marcucci sul dischetto, fu freddo e preciso nel match d'andata, l'ex attaccante della Nocerina e prende rincorsa leggermente fuori dal limite dell'area di rigore, parte Marcucci, la conclusione, rete, ha spiazzato Moscariello, Sorrento in vantaggio, quindi all'ottavo della ripresa. Moscariello da una parte, Marcucci dall'altra, freddo l'attaccante, esperto attaccante del Sorrento, quindi si sblocca il risultato con Marcucci dal dischetto. È andato ad abbracciare i compagni in panchina Marcucci nella sua esultanza. Diciamo prima che un episodio poteva sbloccare il match, si è concretizzato all'ottavo della ripresa con questo calcio di rigore assegnato per fallo di Criscuolo su Favetta a premiare il predominio degli ospiti che hanno cominciato meglio questo secondo tempo rispetto al Battipagliese che invece dovrà trovare idee e forza di reagire a questo svantaggio. Criscuolo con retropassaggio chiama in causa Moscariello, da questi a Fariello, batte lungo a cercare Munard, il pallone passa, Munard può puntare Cioffi, l'uno contro uno, l'ex Salernitana prova a sfrondare, si accentra, il pallone in area di rigore per Campione che aveva comunque sbagliato ma era in fuorigioco. Interessante la giocata di Munard, si è alzata compatta la difesa del Sorrento, Disco prova a correre ai ripari, ha mandato a riscaldare Vitiello, l'altro giocatore onestamente non riusciamo a riconoscerlo, totalmente coperto visto la pioggia e il freddo, provo ad abbozzare che sia marmora ma è davvero quasi impossibile riuscire a riconoscerlo. Ducuré forse subisce fallo qui da Favetta, un gambo un po' troppo alta, lascia giocare l'arbitro, proprio lo stesso Favetta va a buttarsi dentro, Criscuolo lo anticipa allontanando il pallone in rimessa laterale. Davanti alla panchina del Sorrento c'è Bolzan con le mani, siamo arrivati al decimo in questa ripresa, è cambiato il parziale col Sorrento in vantaggio, Marcucci fermato da Guerrera con un fallo, altro calcio di punizione a favore della formazione costiera, andrà Bolzan con il sinistro sul punto di battuta, sale Cioffi, in area si porta anche Marcucci, si porta anche Vitiello sul punto di battuta, sia lui, sì, si allontana Bolzan, va Vitiello a buttarla dentro, a vuoto un po' tutti, alla fine riesce a
sbrogliare la difesa della Battipagliese con Munard che gioca di sponda per Guerrera, da questa lungolina per Ducuré. Vediamo se ha la forza di attaccare la Battipagliese con Ducuré. In area Ducuré, la conclusione deviata da un avversario, pallone in calcio d'angolo, si sbracciano dall'altra parte in due, erano Campione e Munard che chiamavano palla verso Ducuré. Sì, egoista ed ingenuo qui il giovane bianconero, perché c'erano i due compagni dall'altra parte assolutamente liberi, lui con poca prospettiva è andato alla battuta. Attenzione al cross di Guerrera sul calcio d'angolo, sul secondo palo c'è Cioffi che va ad anticipare Criscuolo, rimessa laterale in favore della Battipagliese che ha avuto una fiammata sprecata però da Ducuré, bravo a capovolgere il fronte del gioco, non altrettanto a concretizzare l'azione con la sua conclusione deviata da Amendola, con le mani consiglio a chiamare in causa Siano, si è visto poco in questo avvio di ripresa, ora guadagna una rimessa laterale per la chiusura su di lui di Savarese. Pallone ai limiti dell'area, anticipato Munard, ora è consiglio, viene fermato anche lui, Sorrento che prova a ripartire. Pallone lungo di Amendola dove c'è solo Criscuolo che la ributta dentro, dove c'è Munard, spalla alla porta, prova a girarsi, lo fa in questo istante, salta un avversario, non il secondo però, che allontana il pallone nella zona di Marcucci, fermato da Fariello, forse con un fallo, fischia l'arbitro, sì, il calcio di punizione c'è, Marcucci si arrabbia perché chiede il cartellino giallo che l'arbitro non concede, c'è però il primo cambio in favore della Battipagliese, svestito la casacca marmoro, sarà lui a entrare al posto di, vediamo un po', esce Guerrera, fuori il capitano Ciccio Guerrera, dentro Marmoro, questa è la decisione di Ciccio Tudisco. Gradi di capitano che passano a Criscuolo, vediamo come si risistema la Battipagliese. Marmoro va a giocare largo a sinistra, con Ducuré che rimane al centro, Munard invece si accentra al fianco di Campione, è un 4-2-4 o un 4-4-2 in fase difensiva con Marmoro e Ducuré sugli esterni, Munard al fianco di Guerrera, il lancio a cercare Favetta di testa alla meglio Viscido, poi ci prova Vitiello il suo tiro a campanile che si spegne sul fondo, ci sarà rimessa in favore della Battipagliese. Quando siamo giunti al 14° minuto nel corso della ripresa, gli ospiti sono in vantaggio per una rete a zero, quella messa a segno da Enrico Marcucci all'8° minuto proprio della seconda frazione su calcio di rigore assegnato per fallo di Criscuolo ai danni di Favetta. Va al rilancio Moscariello, Viscidi anticipato da Favetta che punta l'area di rigore, chiede l'1-2 a Marcucci, ancora l'uscita decisiva di Moscariello, poi è fondamentale l'intervento di Siano al limite dell'area di rigore, prova a far ripartire la Battipagliese, c'è però un intervento del direttore di gara che ferma il gioco perché è rimasto a terra Favetta dopo il precedente scontro con Moscariello, molto bravo nell'uscita l'estremo difensore bianconero dopo che i due attaccanti costieri Favetta e Marcucci avevano ancora dialogato con efficacia, portando nuovamente lo stesso Favetta tu per tu con l'estremo difensore bianconero. Il gioco riprenderà con una rimessa laterale in favore della Battipagliese. Sarà l'arbitro a scodellare il pallone con le zebrette che restituiscono il possesso agli avversari. Mezz'ora più recupero al termine con la Battipagliese che dovrà provare a ribaltare questo vantaggio e il Sorrento ha maturato con merito per quanto fatto vedere in questo sprazzo iniziale di ripresa. Si è alzato anche De Biase insieme a Vitiello, sta effettuando il riscaldamento, vedremo se ci sarà spazio per lui al posto di Campione. Frattempo Marmoro anticipare Marcucci, ora Fariello a sventagliare nella zona di Ducuré, l'anticipo è di Amendola, pallone fuori, rimessa in favore della Battipagliese. Sembra che con l'ingresso di Marmoro che si è spostato a destra, Ducuré gioca a sinistra e Munard è più vicino a Campione, questa sembra essere la mossa di Tudisco con questo 4-2-4 che appunto diceva Fabiano in precedenza, viene confermato anche da questa visione dall'alto. Ecco, Fariello verso Criscuolo, pressing di un esauribile Favetta, davvero super la sua prestazione oggi. Ducuré, interessante lo stop, poi la chiusura è di Amendola, rimessa in favore della Battipagliese con le mani sempre consiglio, impegnato a recuperare il pallone. Si perde qualche secondo,
consiglio. Fariello in copertura su Marcucci, retropassaggio a chiamare in causa Moscariello, si attarda nel rilancio, pallone poi arpionato da Viscido, lo cede a Criscuolo, la Battipagliese fatica a creare problemi al Sorrento, ben messo in campo, organizzato assolutamente, ma la squadra di Tudisco deve provare a fare di più in fase di impostazione, ora sbaglia Di Lascio, appoggio su Siano, Battipagliese riconquista palla in qualche modo, Siano per Munard, si allarga a destra Marmoro, Munard preferisce giocare centralmente per Campione, tocchi verso Ducuré in area di rigore, Ducuré si alza con notevole ritardo la bandierina, era stato comunque bravo Pezzella a chiudere su Ducuré. Adesso Munard viene accerchiato praticamente perché non ha messo palla fuori, serie di spintoni, il campo si crea una capannella di calciatori, un po' tutti contro tutti. Dito puntato è contro Munard che non si è fermato, avendo visto il giocatore del Sorrento a terra, chiedevano probabilmente di mettere palla fuori, arriva anche Campione adesso a difesa del proprio compagno, l'arbitro non vuol sentire ragione, ha chiamato a sé Munard e Marcucci, anche Cioffi, vediamo se prenderà dei provvedimenti il direttore di gara, sembra di no, sembra che stia solamente redarguendo i calciatori, in questo caso Munard e Marcucci, anzi ammoniti entrambi, ecco, ammoniti Marcucci e Munard per reciproche scorrettezze, continuano a anzi non è Marcucci, scusa, è Cioffi, quindi Cioffi e Munard ammoniti entrambi, arriva anche Campione adesso, non sembra essersi per nulla placata la situazione, anzi continuano, arriva Terracciano anche, l'arbitro si era leggermente allontanato, hanno ricominciato a beccarsi a distanza con Munard che adesso va verso Pezzella, sembra essersi calmata per nulla. Frattempo quindi ammoniti Cioffi e Munard, in una partita tutto sommato per nulla cattiva, se ne contano già 5 di ammoniti, 2 per la Battipagliese, Criscuolo e Munard, 3 addirittura per il Sorrento, Cioffi, Terracciano e Vitiello. Si è rialzato nel frattempo il giocatore che era rimasto a terra del Sorrento, dovrebbe essere proprio lo stesso Vitiello che deve abbandonare adesso il terreno di gioco. Come può riuscire la Battipagliese a recuperare questa partita, Fabiano? Le possibilità i giocatori li ha, insomma, provare a sbloccare e ritornare dentro sembra essere però complicato ad ora. Sì, perché il Sorrento è ben messo in campo, la Battipagliese fa fatica a costruire occasioni, deve provare a sfruttare qualche palla inattiva, qualche episodio, qualche giocata di qualcuno dei suoi talenti, penso soprattutto a Munard, a Campione, lo stesso Ducuré, e non perdersi nelle rifiniture, in quelle rare occasioni come è purtroppo successo prima a Ducuré. Siano ora ad impostare, Di Lascio con caparbietà, alla fine arriva Fontanarosa ad allontanare in rimessa laterale, 20 minuti nel corso della ripresa, Sorrento avanti 1-0, c'è il primo cambio anche, no non è un cambio, rientra in Vitiello che era rimasto fermo all'esterno del campo precedentemente, Battipagliese ora prova a riprendere il gioco ma l'arbitro dice che si fa alla prossima, no, cosa ha fischiato? Fischiato un fallo su Munard, un fallo di Munard, chiedo scusa, anzi no, perdonateci, l'abbiamo detto in apertura di secondo tempo che a noi è impossibile riuscire a vedere il terreno di gioco, riusciamo a riconoscere a malapena i giocatori, è stato praticamente un controfallo di consiglio, quindi cambiato la battuta in favore del Sorrento. Campione anticipato da Bolzan,
pallone lungo a cercare Marcucci di fisico Fariello, riesce ad allontanare il pallone, poi in qualche modo ancora il Sorrento con Savarese in area di rigore, Savarese posizione defilata, prova a puntare Siano, si porta la palla sul destro, ora sul sinistro, si va a chiudere vicino alla bandierina, lo accompagna lì Siano, lo scarico fuori è per Amendola, Amendola per Vitiello, si sgancia Siano, il pallone ancora verso Savarese, si allunga Consiglio che in due tempi riesce ad allontanare il pallone, dove però non ci sono casacche bianconere, c'è Terracciano. Dall'altra parte arriva Marmoro a dare una mano lì dietro, l'appoggio dietro è per Moscariello, rinvia il pallone lungo nella zona di campione che è anticipato da Terracciano, il pallone vagante non viene raccolto, controllato bene perlomeno da Di Lascio, e allora è ancora il Sorrento con Vitiello a centrocampo, l'appoggio vicino è per Fontanarosa, da questa è sinistra per Bolzan, Bolzan alza la testa e lancia verso Marcucci, perde il duello con Criscuolo, poi Fariello, ancora Di Lascio. Pallone complicato questo, ancora verso Fariello, va a giocarlo lungo dove c'è Vitiello che alza un campanile, Ducuré non controlla in prima battuta, ci mette la testa in qualche modo a Amendola, rimessa per la Battivese, tanta confusione, è vero, verissimo per entrambe le squadre che è impossibile, difficilissimo perlomeno, non impossibile perché si sta giocando, ma è difficilissimo giocare in queste condizioni. Consiglio. Pallone scodellato lungo dove Campione non può arrivarci, ci arriva Bolzan che di prima cerca Vitiello che di slancio salta Siano, va ad aprire il gioco dove non c'è Savarese in quella zona lì, pallone che termina fuori, rimessa in favore della Battipagliese che non sembra aver dato reazioni dopo il vantaggio del Sorrento, Munard di prima, Siano non aggancia e allora è Marcucci, spalla alla porta, riesce a scaricare per Savarese, ma va ad attaccare lui. Pallone lungo linea, sporcato da Consiglio, pallone in rimessa laterale in favore del Sorrento. Sta intensificando il riscaldamento Vitiello e anche De Biase, cartucce a disposizione di Mister Tudisco per provare a cambiare un po' le cose. Siamo a metà del secondo tempo, il Sorrento conduce sempre per una rete a zero grazie al gol di Marcucci e ha realizzato il calcio di rigore assegnato all'ottavo minuto. Ora c'è l'errore di Amendola nell'esecuzione di questa rimessa laterale, gli era sfuggito il pallone tra le mani, rimessa assegnata alla Battipagliese con Fariello che scambia con Di Lascio, quindi Viscido dopo aver ricevuto da Criscuolo sbaglia l'appoggio, rimessa in favore del Sorrento, tantissime errori in fase di impostazione da una parte e dall'altra, ovviamente considerando il risultato e l'inerzia del match pesano di meno quelli del Sorrento, visto che la Battipagliese non è riuscita a produrre finora occasioni degne di nota e mai ad impensierire Pezzella se non in un'occasione con Ducuré, ma gioco fermo per fuorigioco. Attenzione Criscuolo, riuscito in scivolata ad anticipare l'avversario, ma ha rischiato anche di far fallo, lui che è già ammonito. Intervento ai limiti, pericoloso, pallone che cade a centrocampo, Savarese di prima nella zona di Viscido, nel frattempo si è alzato Ciccio Vitale, sta effettuando il riscaldamento, Viscido apre lui il gioco verso Ducuré, prova a controllarla, a puntare a Mendola, Ducuré si butta in aria, Ducuré pallone con il sinistro che colpisce l'esterno della rete, palla sul fondo, ci ha provato Ducuré, nulla di fatto. Da posizione impossibile, ma almeno con la sua vivacità Ducuré sta provando a creare qualche grattacapo alla difesa del Sorrento, anche qui nell'uno contro uno è riuscito ad andare via, c'era un'area di rigore troppo intasata e quindi ha preferito la soluzione personale senza però impensierire Pezzella che ha protetto il proprio palo. Ora Favetta lavora un buon pallone, lo cede centralmente a Paradisone che cambia gioco a beneficio di Savarese, il cross in area di rigore mette fuori Fariello, ancora sui piedi però di Paradisone, pallone preda di Viscido, può ripartire la Battipagliese sulla destra, Marmoro a campo libero dinanzi a sé, cambia gioco a chiamare in causa Ducuré, fa movimento Munard, eccolo servito in area di rigore, Munard si ferma, il cross è deviato, ci sarà calcio d'angolo in favore della Battipagliese e deve provare a sfruttare queste situazioni per rimettere le cose a posto. Andrà Munard con l'interno del piede destro a scodellare il pallone nell'area di rigore all'interno della quale sono portati Criscuolo e Fariello, il pallone però è preda di Terracciano che allontana, rincorre la sfera Savarese, sì, di lui Di Lascio, il rilancio di Paradisone è preda di Consiglio,
la scodellata con il destro, la sponda di Ducouré, non è granché, disturbato da un avversario, alla fine allontana Paradisone. Battipagliese molto lunga, come possiamo vedere dall'inquadratura, e prova ora a ripartire dalla retrovia con Criscuola, difficoltà nel rilancio, quindi chiede l'aiuto di Moscariello. Da questi a Fariello si è risistemato il Sorrento, Battipagliese che ha difficoltà a dare continuità alla propria azione offensiva. Aggancia il pallone al centrocampo Siano, si addormenta, però glielo sfila alle spalle il Sorrento con Paradisone. L'apertura è per Favetta, che adesso prova a puntare Viscido. Favetta non ha fretta, scarica per Bolzan, scambio con Paradisone, ancora in lungolina per Favetta, pallone che era però uscito, allora rimessa in favore della Battipagliese. Viscido va a lamentarsi con l'arbitro per i giocatori che stanno effettuando riscaldamento alle sue spalle, ma insomma c'è il tempo che trova questa protesta. 27 minuti nella ripresa, sempre Sorrento avanti 1-0. Viscido con le mani, Viscido gioca centralmente verso Siano, pallone pericoloso, Siano lo va a regalare praticamente a Marcucci che se lo allunga, Fariello si scontrano entrambi, rimane a terra Marcucci, pallone che arriva a Savarese, l'appoggio è per Vitiello, ancora Vitiello non ha fretta, allora dietro per Amendola, Amendola per Cioffi, alza il pressing Munard, Cioffi di prima a lanciare lungo, si è alzata la difesa della Battipagliese, non sono partiti gli attaccanti del Sorrento, pallone che arriva facile tra le mani di Moscariello, allora Di Lascio, è lui che è praticamente il classe 99, ha le chiavi di questo centrocampo, palloni non sempre molto facili, Favetta chiuso per un istante da Viscido, sfera che però arriva a Vitiello che allarga per Savarese, prova a puntare Consiglio, Savarese alza la testa col sinistro, una finta, poi arriva sulla corsa, attenzione Amendola, pallone in aria, Amendola dentro per Favetta, la chiusura della difesa della Battipagliese che allontana alzando un campanile, arriva Munard con il tacco a controllare questo pallone, ancora Munard, una grande palla adesso per Marmoro, lo vede a Campione che è partito, eccolo qui, pallone un po' troppo lungo, la chiusura di Pezzella che si trascina quasi per un istante il pallone fuori, ci ha provato la Battipagliese che adesso insiste con Viscido, ancora Viscido sulla destra, non c'è spazio, prova a servire, eccolo Marmoro in due tempi, Marmoro viene fermato, non c'è fallo secondo l'arbitro, si gioca, poi Favetta perde palla, raccoglie Munard, finta per darla a Marmoro, va dall'altra parte centralmente dove però non ci sono casacche bianconere, un po' in ritardo Siano oggi, però sembra un po' in ombra Siano, e allora Sorrento che può ripartire con Favetta, prova a puntare Viscido, in qualche modo lo ferma, rimessa in favore della Battipagliese. Giocatori stremati, davvero complicato giocare in queste condizioni. L'arbitro che adesso va a dire ai giocatori del Sorrento che stavano effettuando il riscaldamento di andare dall'altra parte. 29 minuti, 1-0 per il Sorrento, che tiene bene il campo e le posizioni, ma lì dietro continua a non sembrare impenetrabile, l'abbiamo visto anche nella precedente circostanza. Peccato che per la Battipagliese che non riesca ad imbastire un'azione completa con una certa organizzazione, perché quando in maniera casuale è riuscita ad affacciarsi verso l'area di rigore avversaria ha comunque creato dei presupposti per far male. Ora Fariello, appoggio per Consiglio che allontana, sui piedi di Munard, la sponda per Siano, sventagliata a chiamare in causa Marmoro, può puntare il diretto avversario, si tratta di Bolzan, effettua il cross smorzato proprio da Bolzan, allontana Cioffi, quindi Bolzan ne prolunga la traiettoria, non riesce a mantenere il pallone in gioco Favetta, quindi Viscido per Di Lascio, ancora per Viscido, altra rimessa in favore della Battipagliese. Viscido per Di Lascio, scambiano i due, retropassaggio a chiamare in causa Criscuolo, non c'è spazio sulla destra, la Battipagliese prova a sfondare dall'altra parte con Fariello che sventaglia a beneficio di Ducouré, pallone però corto, preda di Amendola, ora Di Lascio per Munard, la girata di prima a cercare Marmoro, possibilità di puntare il diretto marcatore, il cross invece è troppo sul portiere, nessun problema per Pezzella. Guardavo Vitiello che in continuazione si gira verso Tudisco, come a dire sono pronto per entrare, nel frattempo sta per fare il suo ingresso in campo Ciccio Vitale, uno dei tre ex su sponda Sorrento, oltre a lui il tecnico Maurizio Coppola, anche Giovanni Serrapica, centrocampista che ha trovato spazio, adesso l'anno non me lo ricordo, però era il campionato di eccellenza,
l'anno di Serie D con la cava in panchina, con Amoddio presidente, insomma parliamo di più di qualche anno fa. Attenzione a Campione ora col tacco per Ducouré, non ci arriva, Munard nemmeno, e il retropassaggio è di Paradisone. L'altra parte Fariello a ributtarla lunga, insomma un po' di ping pong. Criscuolo prova a metterla a terra, si arrabbia Coppola dalla panchina. A destra il pallone per Viscido, lungo per Munard che non ci arriva. Allora il Sorrento con Siano, c'è il fallo di Siano, ha steso praticamente Fontana Rosa, calcio di punizione, c'è il cambio con Savarese, lascerà il campo a Ciccio Vitale. Eccolo il cambio con Savarese che si avvia a piccoli passi verso l'uscita. Mister Tutisco ha possibilità di effettuare altri due cambi, dovrebbero essere Di Biase e Vitiello. Sono questi i minuti determinanti per poterlo fare, per dare un po' di energie a questa squadra per un forcing finale con Siano e Campione, che potrebbero lasciare spazio ai due compagni dalla panchina. Mister Tudisco ora ha tante alternative, tante possibilità, considerando l'importante mercato condotto dalla società bianconera, che appunto gli ha messo a disposizione diversi calciatori. Ora si è avvicinato alla panchina Munard a parlare con Tudisco, non sappiamo cosa gli abbia detto, forse gli ha chiesto un po' delle condizioni, come stava, o probabilmente gli avrà detto di giocare più vicino alla porta. Un giocatore dalla sua tecnica con il pallone giusto può sicuramente far male. Ora guadagna un ottimo calcio di punizione, tanta voglia da parte di Munard, oltre a delle caratteristiche tecniche, dei lampi che non siamo noi già a dover scoprire. Eccolo il cambio, fuori Viscido, dentro De Biase con Marmoro terzino destro, e De Biase che andrà ad affiancare Campione in questo 4-2-4. Munard torna di nuovo sull'esterno, di questo stavano parlando prima. E questo farà Munard, è vero, non lo scopriamo assolutamente noi, però anche il suo rapporto con Tudisco è stato uno dei motivi che l'ha spinto a venire a Battipaglia. Grande ammirazione del tecnico della Battipese, grande bandiera della sanità, insomma questa lega entrambi, sia Tudisco che lo stesso Munard. Siano, scambio con Marmoro, fermato forse con un fallo, sì, anche abbastanza cattivo di Vitale, che ha steso Siano. Calcio di punizione per la Battipese, ha guadagnato 4-5 metri, nulla più. Si avvicina Munard sul punto di battuta, che a questo punto pensa di buttarla dentro, infatti così farà, con Fariello che si è portato lì. 34 minuti al nostro cronometro, con la difesa del Sorrento molto molto alta. Allora giocano vicino Marmoro e Munard. Munard, pallone dentro, interessante la spizzata di un giocatore del Sorrento che allontana, poi ancora Battipagliese con di lascio per Criscuolo. Criscuolo, pallone difficilissimo per Consiglione, favorisce il Sorrento che alza tutto il baricentro, si passa dai piedi di Moscariello, rilancia a centrocampo dove Siano viene sovrastato con un fallo, sì, da parte di Fontana Rosa. Allora calcio di punizione in favore della Battipagliese. Munard per di lascio, di lascio va a sinistra da Consiglio, poi va ad attaccare un po' Consiglio, superare Paradisone, poi un rimpallo, premia ancora il Sorrento che rilancia un po' in affanno con Fontana Rosa. Sorrento con Vitale, ora un po' di spazio, Vitale alza la testa, pensa al tiro, lo effettua, pallone che non preoccupa per nulla Moscariello, non ci sono state deviazioni, sfera che termina sul fondo. 10 più recupero al termine, sempre Sorrento avanti per una rete a zero, manovra da dietro la Battipagliese. Consiglio Persiano, sbaglia il controllo, l'ennesimo, e allora il Sorrento prova a proporsi con Fontana Rosa che allarga a beneficio di Favetta, il retropassaggio per Amendola. Quindi Fontana Rosa verso Terracciano, di prima c'è l'anticipo secco di Fariello su Marcucci, pallone però ancora sui piedi di Fontana Rosa, pallone intercettato da Consiglio, può ripartire la Battipaglia sulla sinistra. Ducouré, c'è il pallone tra le linee di Munard, servito De Biase, si ferma, scarico dietro per Ducouré, è libero a destra
Munard, la finta di corpo a mandare a vuoto Vitale, ancora Munard, lo scarico su Marmoro, cerca lo spazio per effettuare il cross, Munard in area di rigore, il tiro cross, c'è una deviazione, De Biase prova la girata, pallone deviato e c'è la bandierina alzata, calcio di punizione in favore del Sorrento. Battipagliese che ha provato ad aggirare la difesa costiera con tanta confusione, stava per uscire qualcosa di interessante. Queste battute finali, potrebbe esserci spazio anche per Vidiello, dare magari il cambio a Onziano, oggi come dicevi tu prima non in perfette condizioni. Sì, non una delle migliori prestazioni di Risiano, un tocco di mano qui abbastanza visibile, cartellino giallo che viene risparmiato a Favetta da parte del direttore di gara. Sì, cambio naturale Vitiello Siano, insomma non c'è da inventarsi nulla in questo caso, però Turisco ci vuole pensare ancora un po' su, ma il cronometro dice 37 minuti, De Biase non ci arriva, sulla seconda palla ci arriva però il Sorrento che prova a ripartire, anche il Sorrento è abbastanza sbilanciato in avanti, vuole provare a chiuderla questa partita, Marcucci attacca lui l'aria, apertura per Paradisone, poi Vitale anticipato da Ducuré, pallone che arriva a Siano, c'è fallo su di lui, calcio di punizione per la Battipagliese, certo una vittoria eventuale del Sorrento qui a Battipaglia darebbe, a parte che il livello di umore a mille, darebbe speranze di puntare a prendere le Boletana, Fabiano, non lo so, rimangono comunque tanti punti, la Boletana sta vincendo facile a Santa Maria, quindi la diamo già per vittoriosa, quindi si porterebbe a 40 punti, il Sorrento a 32, sarebbero 8 i punti di divario, certo c'è tutto un girone da giocare, però insomma sono comunque tanti. Nonostante che nel girone di ritorno cominci un altro campionato, perché le squadre sono rinforzate, sono un po' cambiate le gerarchie, ritengo comunque che il Sorrento difficilmente riuscirà a rimontare 8 punti alle Boletana, proprio perché la capolista non dà segni di cedimento, è sempre abbastanza continua e regolare la squadra di Salvatore Nastri, sia in casa che fuori, sempre di misura, ma riesce sempre a portare a casa l'intera posta in palio, mentre nel frattempo Marmoro ha sprecato una potenziale buona occasione per effettuare un cross, ancora la Battipagliese però riconquista palla, Ducuré riesce a rubare il tempo all'avversario, poi ci prova, conclusione che si spegne sul fondo, ci sarà rimessa in favore del Sorrento. Arrivano addirittura due palloni adesso per far riprendere il gioco con Pezzella sul punto di battuta, ultimi 7 minuti più recupero, pallone lungo, a centrocampo non ci arriva Di Lascio, in qualche modo la sfera arriva a Consiglio che prova a spingere ancora sulla sinistra, pallone per De Biase, si accentra, alza la testa De Biase, pallone nella zona di Munard, deve fare un passo in indietro, recuperare la sfera, in due su di lui col tacco per Marmoro, pallone dentro, allontana Terracciano, ora Criscuolo a dare ancora manforte, Criscuolo allarga, De Biase non ci arriva, la palla sfila in qualche modo alle sue spalle, Consiglio non può arrivarci, protegge la sfera a Mendola che non si fida e allontana in rimessa laterale, sta approfondendo il massimo dello sforzo la Battipagliese in questo finale di partita, Consiglio con le mani, si avvicina De Biase, in due attorno a De Biase e Consiglio, non ci sono spazi, deviazione, un giocatore del Sorrento, ancora rimessa per la Battipagliese, sempre Consiglio lì con le mani, aspetta il movimento dei compagni, ecco De Biase prova a buttarla dentro, allontana con la testa Vitale, non ci sono casacche gialle, Sorrento tutto a difesa del vantaggio, Marmoro con la testa anticipa Bolzan, Munard poi campione in qualche modo, arriva anche Siano, l'apertura a destra per Munard, zona cross, dentro Teresa De Ducuré non ci arriva, peccato, forse anche un tocco di mano di Ducuré, troppo alto per De Biase, interessante per Ducuré, anche lì però purtroppo il colore del bianco-nero non ce l'ha fatta, allora il Sorrento tra qualche istante effettuerà il secondo cambio. 5 più recupero al termine, ospiti sempre avanti 1-0, Battipagliese che con il cuore sta provando a rimontare, ha creato qualche pericolo negli ultimi minuti alla difesa del Sorrento,
E ora però se la cava bene su questa incursione di Consiglio, la copertura di Amendola, c'è il secondo cambio anche tra le file ospiti. Il numero 13 Arpino, che dovrebbe prendere il posto di Marcucci. L'autore del gol si va presto ad uscire a piccoli passi. Battipagliese che dovrebbe effettuare la terza sostituzione. Stanno proseguendo il riscaldamento sia Rago sia Vitiello. I finali degli altri campi sono arrivati, il Boletano ha vinto 4-1, a sorpresa il Nola ha perso in casa 4-0 con il Valdiano, Battiese quindi che rimane ancora al quinto posto in classifica, a 5 punti dal Cervinara, a 6 punti dal Faiano, a 7 dal Sorrento, insomma classifica che va via via delineandosi in questo inizio di girone di ritorno, in volata logicamente le Boletana, che rischia di chiudere la stagione quasi con 80 punti all'attivo. Ducuri prova a buttarsi in mezzo a due, De Biase, un rimpallo ancora De Biase, la chiusura di Amendola, di fatto che la Battiese sta davvero attaccando in questo finale cercando disperato gol del pareggio. Consiglio, De Biase, ancora Consiglio, non c'è spazio, Paradisone gli chiude tutto, pallone poi dentro, una deviazione rischiosa da parte di Cioffi, in qualche modo Pezzella in tuffo raccoglie questo pallone facendo respirare un po' la sua squadra, ma al rilancio poi c'è Criscuolo in anticipo sul neo entrato Arpino, calcio di punizione in favore della Battipagliese nella cerchio centrale del campo con Criscuolo. Chiama sempre palla lì Ducuré, molto largo. Criscuolo preferisce giocare e scambiare vicino con Fariello, passare prima dei piedi di Siano. Siano per Marmoro, ancora Siano, pallone di ritorno sbagliato però. E allora Sorrento che può ripartire con Vitale, lo inseguono Marmoro e Siano. Vitale la gioca lunga per Arpino, riesce a rimediare in qualche modo Fariello che non riesce a mantenere però il pallone in campo. 43 minuti e 30 secondi, uno e mezzo più recupero alla fine di questo match, sempre Sorrento 1, Battipagliese 0. Con le mani Bolzan si prende tutto il tempo necessario prima di rimettere il pallone in gioco, vede vicino il traguardo il Sorrento, un minuto e mezzo più recupero alla fine. La squadra di Maurizio Coppola tiene lontano il pallone dalla propria area di rigore, guadagna anche un calcio d'angolo con Vitale che fa carambolare la sfera sul corpo di Marmoro. È il terzo tiro dalla bandierina in favore della compagine costiera. Si avvicina Bolzan a Vitale, terranno lì il pallone, va Munard a riconquistare la sfera. Scambia con Marmoro, prova a ripartire dietro alla Battipagliese, errato però il pallone di Marmoro per Munardi, allora ancora Sorrento sulla bandierina del calcio d'angolo. Bolzan la tiene lì, prova a girarsi, il cross, non c'è deviazione, rimessa dal fondo in favore della Battipagliese che può imbastire una nuova azione offensiva quando siamo in prossimità del 90esimo, 40 secondi al 90esimo, poi sarà solo recupero, 4 quelli che abbiamo intuito noi dalla nostra postazione, quindi si dovrebbe andare avanti fino al 94esimo. Terracciano da terra in due tempi riesce a togliere il pallone alla disponibilità di Munard, Battipagliese però che attacca sulla sinistra ora con Ducuré nell'uno contro uno, prova a puntare a Mendola, scarica dietro su Consiglio con il destro, il suo traversone, la sponda di Campione per Ducuré, però in vantaggio a Mendola, protegge la sfera che si spegne sul fondo. Sembra che siano 4 insomma i minuti di recupero. Pronto alla rimessa Pezzella, pallone che cade nella zona di Arpino, poi Vitale ributta lunga dove c'è Paradisone, anticipo di Consiglio. Ducuré riesce a saltare un avversario,
portarsi in avanti, lo ferma, gioco regolare però Vitiello, si allunga poi il pallone, lo scaraventa lungo, c'è il solo Moscariello lì, il pressing di Paradisone, Moscariello con i piedi trova Criscuolo, poi Di Lascio, Fariello a sinistra da Consiglio, vediamo se ha ancora la forza la Battipagliese di provare un'altra azione d'attacco. Certo che se così dovesse finire, Fabiano, è la terza sconfitta consecutiva della Battipagliese, anche questa è un'altra nota da sottolineare. Vediamo quanto potrebbe pesare e se può pesare una sconfitta del genere. Siano per Marmoro, ora campione di prima Munard, la sventaglia per Ducuré, può entrare in area Ducuré, palla sul destro, Ducuré cincischia un po', campione anticipato, si perde sul più bello questa azione iniziata alla grande da Munard, non concretizzata però da Ducuré. Allora Favetta dall'altra parte prova a puntare Criscuolo, non si fa saltare però Criscuolo, protegge il pallone ed appoggia vicino per Marmoro. Siamo al 47esimo, Consiglio a sinistra per Ducuré, prova a buttarsi dentro Ducuré, commette fallo, alla fine però l'esterno della Battipagliese, nulla di fatto, siamo ai titoli di coda di questa partita. Aveva fatto una grande giocata Munard con quell'apertura per Ducuré, si era anche accentrato bene, peccato poi si sia perso al momento di concludere. Quindi pericolo scampato per il Sorrento, che sta portando a casa questi tre punti con il minimo sforzo, che se a conti fatti ha prodotto di più della Battipagliese, meritando ai punti questa vittoria maturata con il calcio di rigore di Marcucci. C'è il terzo ed ultimo cambio per la Battipagliese, va dentro Rago, esce Ducuré, ad allungare un po' il recupero mister Tudisco, magari provare a dare qualche giocata in questo minuto e mezzo che manca al triplice fischio, con le mani in Consiglio per De Biase, retropassaggio ancora verso Consiglio, prova ad andare lui da solo sulla sinistra, chiede la collaborazione a De Biase, anzi è Di Lascio. Ora Siano a 30 metri, allarga per Munard, si sovrappone Marmoro, Munard guarda i compagni in area di rigore, serie di finte, si accentra Munard col sinistro, il pallone filtra ma senza pericoli per Pezzella, si lamenta De Biase, ci sono anche le mani larghe dei calciatori del Sorrento che chiedono il triplice fischio. Siamo al 49esimo in questo istante, va a rilancio Pezzella, pallone rimbalza alle parti di Favetta, prova a tenerlo lì, glielo sporca Criscuolo, glielo porta via Siano che ha subito fallo, calcio di punizione per la Battipagliese che ha forse possibilità di scaraventare il pallone in area di rigore. Per l'Ave Maria consueta in questi casi, c'è il cartellino giallo nel frattempo sventolato a Favetta, il lancio di Marmoro, l'arbitro però dice che non ha fischiato, devo fischiare io, quindi riteniamo che farà comunque battere questo calcio di punizione. Vuole la difesa alta mister Coppola, infatti è sulla tre quarti di campo la linea difensiva del Sorrento, su questo calcio di punizione battuto da Marmoro c'è il colpo di testa e il triplice fischio che consegna i tre punti al Sorrento. È la terza sconfitta consecutiva alla Battipagliese, che a cavallo tra la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di ritorno ha vanificato di fatto uno straordinario girone d'andata anche sopra le aspettative. Finisce 1-0 al Pastena, il gol di Marcucci all'ottavo minuto della ripresa su calcio di rigore.